quello che offriamo, come sapete, è la piattaforma MetaTrader 4 che potete scaricare sul vostro desktop, potete accedere, non tutti sanno che, potete accedere anche da web, attraverso la WebTrader e soprattutto attraverso iPad, iPhone e Android, quindi sull'Apple Store per iPad e iPhone trovate l'applicazione. E anche per l'Android su Google Play trovate la MetaTrader, quindi andate a scaricare direttamente l'applicazione di MetaTrader 4 e poi entrate con intermediario, mettete MIG Capital e mettete gli stessi codici che utilizzate per la piattaforma stessa. Ok, in questo lo ribadisco perché in effetti non lo diciamo frequentemente. Il nostro percorso formativo, come sapete, si articola in diverse sezioni, anche a livello di difficoltà. Quello di oggi diciamo che è un seminario intermedio, semplice, non dico base perché riprende dei concetti già spiegati, che si rifà sull'analisi tecnica. Sull'analisi tecnica perché andiamo a spiegare, non è che andiamo a spiegare, andiamo a riprendere, quindi andiamo a vedere in tempo reale quello che sta accadendo con la strategia del super trend che abbiamo spiegato, ma anche voglio riprendere quel discorso dei canali di regressione lineare. Ovviamente questo lo ribadisco sempre, ma è sempre opportuno ripeterlo, che tutte le informazioni fornite durante tutti i nostri seminari, le nostre sessioni di trading temporale, sono sempre finalizzate a fornire informazioni di carattere generale e non abbiamo mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. Utilizzate ovviamente la chat per chiedermi anche dei pareri, magari, ma più che altro anche per darmi spunti operativi se vedete qualche situazione interessante, magari anche su grafici a 1 minuto, 5 minuti mentre sto parlando. Domani alle ore 11, come vi stavo dicendo, andiamo a fare un'altra sessione di trading temporale. Questa mattina alle 11 e anche giovedì mattina alle 11 le faremo con Giuseppe Musciarelli. Domani invece andiamo a rivedere il discorso del super trend in tempo reale, quindi con degli spunti operativi. Anzi, iniziamo proprio dalla sessione di trading di questa mattina. Questo invece è il DAX che sta invertendo, quindi che ha preso il segnale di prima mentre stavamo facendo due chiacchiere, qua potrebbe già pensare se questa candela chiude qua sotto, ecco, di chiudere la posizione. In poche parole, si è portato a casa un pezzo di trend, in questo caso davvero poco, però stiamo parlando ovviamente su un grafico 1 minuto. Però, prima di partire sul DAX 1 minuto, partiamo da dove ci siamo lasciati questa mattina alle 11, ovvero con lo short sul gold XAU USD per capirci, su grafico H1, ok, così, dato che ne abbiamo parlato proprio questa mattina sul finire del seminario delle 11, quindi in poche parole alle 12, perché il seminario è durato un'ora, poi a dire la verità, come vi ho ribadito più volte, non era un seminario ma una sessione di trading temporale. Quello che sto cercando di fare è proprio raccogliere anche le vostre idee, nel senso, io Giuseppe in queste sessioni, abbiamo fatto trading in tempo reale con il metodo Decision Bar, abbiamo rivisto anche il super trend, però mi raccomando, anche se avete posizioni aperte, le andiamo a commentare insieme e soprattutto anche se state utilizzando delle strategie in particolare, le andiamo a vedere insieme. Ezio mi dice: Stefano, GBPCHF beccato stop alla precisione. Spero che non sia lo stop loss, ma lo stop utilizzato come trailing stop, diciamo, per prendere profitto, però vabbè, per carità, lo stop loss e le perdite purtroppo, per fortuna, fanno parte del trading, se no forse ci si arricchirebbe troppo facilmente e ci sarebbero troppe Ferrari e Lamborghini in giro. Allora, mi diceva comunque Ezio, a parte gli scherzi, GBPCHF beccato lo stop alla precisione e poi ripartito nella discesa. Poi vabbè, questo è riferito a quello che vedevamo stamattina, GBPCHF. Ah, perfetto, sì, avevamo l'impostazione che poi vabbè, andiamo a riprendere anche, magari ricommentando proprio anche con i super trend. New Trader mi diceva magari, quando parlavo di Ferrari e Lamborghini in giro. Allora, XAU USD 1 ora. Questa mattina, quando abbiamo discusso di questo, abbiamo iniziato la nostra sessione alle ore 11, come vi ho detto. Abbiamo visto questa impostazione sul gold che stava cambiando. Avevamo fatto anche una velocissima da 30 secondi analisi di fondo, dicendo semplicemente che il gold è in un trend ribassista e probabilmente ancora destinato a scendere. Però da inizio anno è uno degli strumenti finanziari che ha performato meglio perché ha rimbalzato decisamente. Vedete, 1.181 a fine anno. Da inizio anno fino a ieri ha fatto un massimo relativo, è salito di 77 punti, okay, quindi 77 dollari l'oncia, quindi c'è stato un deciso
ritracciamento verso l'alto. Stavamo commentando anche questo pattern tecnico che a dire la verità ora poco mi interessa, però è comunque da far vedere. Questo è praticamente un hammer, la candela di ieri, un possibile potenziale pattern di inversione. Oggi in effetti il grafico, la candela giornaliera sta confermando questa inversione con il ribasso deciso, vedete l'estensione della candela di oggi. Quello che abbiamo commentato proprio in tempo reale è stata questa inversione, perché vedete che la candela delle 9 ha decisamente cambiato tendenza. Prima esisteva un trend rialzista che si può vedere in mille modi. Qua abbiamo il super trend sul grafico. E quindi vedete il super trend verde. Abbiamo parlato del super trend nelle ultime 2 settimane in 4 sessioni dei nostri seminari. Eventualmente chiedetemi a info@micapita.it la registrazione, non ho un problema. Poi sto utilizzando questo blog che ho creato, TFL, che sta per Trading for a Living, tfl.finanza.com, dove vado a mettere un po' di registrazioni. Trovate anche la registrazione della sessione di oggi e trovate anche in fondo poi Super Trend is your friend, così l'ho chiamato, l'ho messo anche su tradlink.it, la registrazione del seminario dove abbiamo parlato di Super Trend e poi abbiamo fatto altre 2 sessioni come questa. Comunque, per riprendere il concetto, tutti sapete che il Super Trend, o non tutti, ma in molti sanno che il Super Trend, ora lo cancello, così cancelliamo tutto, grafico pulito. Il Super Trend non è presente nella MetaTrader, chiedetemelo, è un indicatore che si può mettere negli indicatori personalizzati. Comunque il Super Trend è un indicatore molto utilizzato, molto simile al Parabolic SAR per chi lo conoscesse. Abbiamo visto anche nel seminario più teorico proprio le basi, la differenza rispetto al Parabolic SAR sono molto simili. La logica è che il Super Trend e il Parabolic SAR, in questo caso parliamo di Super Trend, si autoadattano alla volatilità di mercato perché a seconda dei parametri che gli diamo, ma io ripeto, lascio quelli standard, quindi periodi 10 e moltiplicatore 3, quindi sono i parametri standard, ok? È un metodo per evidenziare o che ci dà un'indicazione, ecco, dove piazzare il nostro stop loss, ok? Io cosa ho fatto? Banalmente, le prime cose che si imparano nel trading, quindi magari anche le cose più banali, sono l'incrocio di due medie mobili. Allora, io cosa ho fatto? Ho creato una situazione molto simile a quella di avere due medie mobili su un grafico, per esempio, e ho messo un altro super trend, ovviamente con parametri diversi. Ho lasciato sempre 10 il moltiplicatore e ho aggiunto appunto questo secondo super trend, mettendo 10 come moltiplicatore, 10 come periodi, scusate. E come moltiplicatore devo decidere un valore, sicuramente inferiore a 3, perché mi serviva un super trend più veloce, quindi 1,5 per esempio. Io di base metto 1, poi è normale che altri parametri possano essere impostati. Sicuramente non ha senso mettere un valore troppo vicino a 3, dato che 3 è già l'altro. Quindi mettere un valore che oscilli tra 1,5 e 1, io metto 1 per averlo un pochino più veloce, e ora vi spiego anche il perché. Comunque clicco ok. Questo per rispondere anche alla domanda di Marco di prima. Prima che iniziassimo effettivamente, ufficialmente, diciamo, la sessione, il seminario. Quindi abbiamo questi due super trend semplicemente sul grafico. Lo spunto operativo nasce dall'inversione, quindi esiste un trend precedente. Ora vi ricordo che uso sempre una risoluzione un pochino più bassa per fare in modo che tutti possiate vedere, anche se avete il netbook, il monitor da 11 pollici, eccetera, eccetera. Quindi ho cancellato l'altra parte, così si vede solo il grafico sulla piattaforma. I punti di inversione come li individuiamo? Li individuiamo con la variazione di colore del super trend. Quindi abbiamo il super trend che passa da rosso a verde, per capirci. Ok? New Trader mi dice, infatti mi chiedeva i valori del super trend, l'abbiamo già visti, e mi ha scritto, ha fatto quasi un doppio minimo. Su quali, questo ti riferivi al Gold H1? Beh, qua siamo in prossimità proprio, sta proprio reggendo su questi livelli, in prossimità di questo minimo 1235. Però vabbè, comunque al momento poco ci importa. Comunque, tornando al discorso principale, l'inversione nasce proprio dalla variazione di colore. Ok, questa mattina abbiamo visto che il trend rialzista del Gold, che è partito da 1241, arrivando poi fino a questo spike così alto, si è assestato poi su questi livelli. Vedete che ovviamente il super trend più veloce dà un potenziale segnale ribassista prima, però a me non interessa assolutamente perché io il super trend più veloce lo uso per avere più che altro
un'uscita anticipata della posizione per non aspettare che una posizione in guadagno magari la vado poi a chiudere a zero o addirittura in perdita. Pippo mi dice: una visualizzazione con Equinash dà più visibilità al trend. Sì, decisamente. Poi guarda, con questo discorso del super trend, l'Equinash sì, va davvero alla grande. Infatti poi magari lo approfondiamo, magari anche proprio domani mattina. Comunque l'inversione, anche perché prima preferisco spiegarlo l'Equinash prima di introdurlo, quindi mi riservo ancora, magari già settimana prossima, ecco, non è assolutamente un problema, domani mattina ci mancherebbe. Comunque ora vorrei rimanere proprio sul base semplice, che poi è la cosa che mi piace di più e dà anche più risultato, almeno nel trading. Ecco. In questo caso abbiamo avuto l'inversione, vedete, su questo livello, perché è una cosa che bisogna ricordare, come mi aveva detto Danny in chat nel primo seminario quando abbiamo parlato di super trend, che quando è che il super trend cambia valore, colore? Ok? Quando non una candela tocca la linea. Vedete, ad esempio, in questo caso questa candela ha fatto un minimo sotto il super trend e il super trend non è diventato da verde a rosso, non ha cambiato colore, ma cambia quando c'è una chiusura inferiore al super trend. Ok? Quindi in quel caso il trend da rialzista passa ribassista. Praticamente abbiamo già la conferma di variazione potenziale del trend, semplicemente perché c'è già la candela che chiude sotto quel livello. Quindi in questo caso probabilmente meglio si riescono ad evitare i cosiddetti falsi breakout. Ok? È normale che poi, come tutte le strategie nel trading, non vi dà la garanzia di avere un 100% di eseguiti in profitto. Per fortuna non dà neanche la garanzia di avere un 100% di eseguiti in perdita. O forse sarebbe stato meglio avere tutti in perdita, così uno fa il contrario e guadagna sempre. Ok, però quello che mi preme sottolineare è che. Perché è semplice da utilizzare? Uno, perché sono semplicemente due linee che si incrociano e basta. Ok? Anzi, a dire la verità, ragazzi, io poi per carità magari ripeto le cose, però vorrei che i concetti passino proprio alla grande. Facciamo così: cancelliamo quello più veloce, mettiamo solo quello più lento. È la stessa cosa, cioè il livello di ingresso è sempre la variazione di colore. Infatti, quello che voglio farvi capire è che la cosa più importante è il super trend impostato come lo impostano quasi tutti, diciamo, il 10.3. Ok? Quindi l'inversione c'è su questo valore, 1200, alla chiusura di questa candela. Ok, io ora la evidenzio. Questa è la chiusura di questa candela. Ok? Lista oggetti, qua me l'ha evidenziata in giallo, così non si vede niente. Anzi, in bianco. Mettiamo in nero. Ok? Quindi questo è il livello. Ok? Domanda. Per chi conosce il super trend o ha seguito i seminari precedenti, tendenzialmente per la teoria dell'utilizzo del super trend, dove si mette lo stop loss? Banalmente, ecco, New Trader mi dice: ma così si entra in ritardo. Beh, è tutto relativo, nel senso, è sempre così: se anticipi l'entrata, tendenzialmente prendi più falsi segnali, cosiddetti falsi segnali, nel senso, se invece aspetti la conferma, entri in ritardo, come giustamente stai sottolineando, però elimini qualche falso segnale. Non c'è mai l'ottimo, è normale che bisogna sempre fare una serie di osservazioni e valutare quello che sembra pagare meglio. Ok? Bene, quindi questo è il livello di ingresso. Comunque la mia domanda era: dove mettete lo stop loss? Come fareste con il Parabolic SAR e il Super Trend, che comunque è molto simile, la stessa cosa, praticamente identico, anzi, dato che ci siamo, l'ho fatto nei seminari precedenti, però ogni seminario fa storia a sé, e quindi andiamo a riprendere il Parabolic SAR. E lo andiamo a plottare sul grafico. Vedete che il Parabolic SAR è un modo molto simile, a volte anticipa gli ingressi, a volte al super trend. Il Parabolic SAR, secondo me, dà più falsi segnali del super trend. La cosa che preferisco è che lo stop loss è sempre un pochino più lontano tendenzialmente e lo segue con linee orizzontali. Poi, della verità, sono praticamente molto simili, anzi, secondo me il super trend è decisamente una derivazione, cioè il super trend è decisamente una derivazione del Parabolic SAR, ok? Mi viene scritto in chat: io addirittura entrerei sulla seconda candela quando il prezzo supera il minimo della prima.
ma In se questo caso tu vorresti una conferma migliore. la prima domanda è stata relativa Gian Pietro mi diceva sulla linea di tendenza del trend, ecco, per rispondere alla mia domanda, nel senso dove si mette lo stop loss, io tendenzialmente lo vado a indicare banalmente proprio al valore del super trend in quel momento. Ok? Quindi quando la candela inverte, prendi il super trend, vai lì e ci metti il tuo stop loss. Per essere ancora più precisi, ora ricancelliamo questo che abbiamo messo, ricancelliamo il Parabolic SAR. Ok, se volete essere precisissimi, avete due possibilità. O inserite il vostro stop loss e poi con la freccetta, come sapete, sulla MetaTrader si può spostare. Quando voi inserite un ordine, sapete, sulla MetaTrader avete la linea orizzontale, ok? Con il cursore la prendete e la spostate. Ok, ora io ho creato questa linea, comunque la stessa cosa. Quindi lo mettete lì esattamente su quel livello. Oppure se invece di fare la cosa così, volete farlo vedendo proprio il numero, aprite il vostro amico navigatore, mettete il cursore, il mouse sopra la candela e il navigatore, che è questo qua, questo qui, vi dice, vedete, se io metto ora il cursore sulla candela, mi dice tutti i valori di quella candela, quindi la data, l'ora, l'apertura, la chiusura, il massimo e il minimo della candela, ovviamente, e poi i valori di tutti gli indicatori che ho aperto, in questo caso solo super trend. Vedete che mentre nella candela prima mi diceva trend up, e poi trend up e down nella stessa candela perché c'era l'inversione del super trend, ecco, chi è che mi diceva prima? New Trader mi diceva io entrerei prima, ok? Quindi anticiperei l'entrata. Per chi vuole anticipare l'entrata, quindi correndo un rischio ovviamente maggiore, potete farlo su questi livelli. Io non lo faccio, però io sono anche un po' aggressivo tante volte, però tendenzialmente eventualmente modificate il time frame. Poi passiamo anche al discorso del multi time frame. Io aspetto la chiusura della prima sotto quel livello, quando effettivamente, anche perché in quel momento mi viene indicato lo stop loss in maniera migliore. Comunque vedete che quando mettete il cursore lì, vedete trend and down 1257,08, lì andate a mettere il vostro stop loss. La cosa che poi dovete fare è ragionare in trading, nel senso avvicinare il vostro stop loss sulla linea del super trend. Quindi se avete lo stop già inserito, lo andate a spostare, sapete che basta che fate doppio clic sulla MetaTrader, avete la vostra linea tratteggiata dello stop loss. Vedete, in questo momento, e qua introduco il super trend più veloce, avreste lo stop lì. Qual è il problema in questo caso? Che se io sposto ora lo stop a 1248, quando, come abbiamo visto durante la sessione di questa mattina e stiamo rivedendo adesso, il segnale mi viene dato 1249. Io cosa faccio? Ho aperto una posizione che mi porta a guadagnare fino a 100, a 13 dollari e 75, 13 dollari l'oncia per capirci sul gold. E poi però qual è il rischio? Il rischio che vabbè, se continua a scendere guadagnerà di più, però il rischio qual è? Che da guadagnare un profitto non realizzato, perché lascio correre il profitto, non chiudo la posizione, 13 dollari e 75, poi magari il mercato ritraccia, mi chiude qua. Mi va a chiudere con un tick di profitto o in altri casi addirittura in perdita, quando invece stavo guadagnando molto. Ok? Semplicemente per questo discorso cosa ho fatto? Ho ragionato come quando si inizia a leggere di trading, che si legge dell'incrocio di due medie mobili, ho ragionato in questa maniera, vado a prendere un altro super trend, che ripeto, se non avete sulla MetaTrader, bla bla bla, me lo chiedete perché non è negli indicatori standard. Lo vado a prendere, ne metto con un valore più veloce che può essere 1,5 o 1, io metto 1, ok, lascio invariato il numero di periodi e io lascio anche invariato il colore perché tanto quello più vicino è sempre quello più veloce, quindi non mi posso sbagliare, non faccio confusione tra i due. Vedete? Questa posizione aperta su questo livello, che se la ragionassi soltanto con lo super trend standard, avrei ora lo stop loss a 1248 e la starei ancora portando avanti. Quando è che avviene l'inversione qua col super trend più veloce? Proprio, neanche farlo apposta, nella candela che è appena chiuso, appena abbiamo iniziato il nostro seminario. E quindi vedete che ora stiamo quotando sopra questi valori. E quindi qua la posizione short, aperta a 1249 dollari l'oncia, viene chiusa a 1241. Ok?
È normale che se il trend ora riparte e va giù, uno mi dice ok, facevi meglio tenerla, però questo lo sai solo dopo. Questo purtroppo, se potessi vedere i grafici prima, magari. Infatti stavo ridendo con un cliente qualche giorno fa, mi dice volevo fare un backtest di questa strategia. Gli ho detto ok, se riesci a fare un test non nel passato ma nel futuro, meglio ancora, però è normale che il futuro non è dato conoscersi. Ok, una domanda interessante. È più umano, mi dice Pippo. Dani mi dice, e se ci aggiungi un indicatore che ti faccia da exit e uno da stop? Io tendenzialmente tengo anche il MACD, infatti se vedete la mia impostazione che ho salvato qua, sapete che potete impostare, salvare, ecco, delle vostre impostazioni, vedete, la vado a richiamare e ci ho messo anche il classico MACD, che poi come ho spiegato l'altra volta, ora non mi dilungo, lo faccio solo più per un discorso di avere un'occhiata ciclica all'andamento dello strumento finanziario, però nell'operatività mi interessa relativamente. Però in questo caso mi soffermo perché vedete che, giusto per riprendere il concetto ciclico, qua il MACD io vado a vedere semplicemente gli eccessi, i massimi e i minimi del MACD. Vedete che siamo in concomitanza di un minimo del MACD passato, ok? Quindi io posso pensare che in questo caso il gold possa dire ok, io magari rimarrò in trend ribassista, chi se ne frega, però tendenzialmente al momento vado su, semplicemente perché sono su un minimo ciclico. Ok, però il MACD 99 volte su 99, sempre, mi va a confermare quello che vado a fare con lo super trend, però lo tengo sotto, giusto così. L'altra volta anche nel seminario, giustamente sempre Dani mi diceva io preferisco il CCI, poi c'è un altro utente che mi diceva io preferisco lo stocastico. Per carità, a me in questo caso, ecco, perché poi sui pattern di inversione anche io uso lo stocastico, in questo caso, di la verità, lo uso solo come occhiata, ecco, quindi per capire che in questo caso possiamo essere vicino a dei massimi, però vedete che tanto tutto sommato il super trend inverte lo stesso, quindi se qua eri già in posizione, chi ha avuto la fortuna di prendere questo trend, lì va a chiudere perché c'è questa inversione del super trend. Se uno mi dice che chiudo perché c'è l'inversione del MACD, fa niente, hai chiuso e basta, poi tu chiudi perché il super trend e io chiudo per il MACD o viceversa, l'importante è che cliccate su chiudi sta posizione e finita lì, in quel caso prendete profitto. Ora la cosa che sta succedendo, ecco, però rimaniamo su questo, perché sennò mi stavo perdendo, la parentesi era interessante ma ci voleva, però io volevo dire un'altra cosa, finire il paragone con il Parabolic SAR. Allora, chi conosce bene il Parabolic SAR sa che il Parabolic SAR, per definizione, perché si chiama SAR, SAR vuol dire Stop and Reverse, il Parabolic SAR ti dice di stare sempre a mercato, cioè di stare o long o short, o long o short, a seconda di dove stanno i puntini, se sopra o sotto il prezzo. Quindi ogni ordine, tu praticamente se sei long di uno, vai short di due, così ti trovi short di uno. Quindi ti dice sempre di stare a mercato, o long o short, o long o short, ti dice dove mettere lo stop e di dove aprire una nuova posizione. Il Parabolic SAR, il Super Trend in teoria anche, però se lo usate con questa variazione di usare non solo uno indicatore, ma due, uno più veloce dell'altro, avete questa logica che non siete sempre a mercato, perché qua cosa succede? Qua uscite dalla posizione e non ne aprite una nuova, qua uscite dalla posizione e basta. Ok? Perché quando è che rientrate nella posizione? Rientrate nella posizione quando queste due linee sono dello stesso colore. Ora, questa più veloce è verde e questa più veloce è rossa. Infatti, qua abbiamo detto che la posizione va chiusa e basta. Quando è che rientrate in posizione? Quando questa linea rossa, scusate, questa linea verde, ok, diventa rossa, perché quella di più lungo è rossa, quindi diciamo che il trend rimane impostato a ribasso. Ho chiuso la mia posizione. In questo caso cosa fate? Prima vi dicevo, magari qualcuno di voi poi vede che il gold che abbiamo visto stamattina, aperto a posizione short, la chiudo qua, ok? Uno poi magari mi dice no, era meglio che la tenevi aperta perché poi vede che il gold magari ritraccia, non arriva allo stop loss che dicevamo questo, e riparte giù. Ok? E gli dico ok, sì, a saperlo prima, magari. Però se voi ora avete chiuso la posizione qua, avete lavorato bene, se tanto il trend riparte a ribasso,
questo super trend, voi siete sicuri, ma sicuri al 100% che vi ritorna rosso. Quindi voi avrete questo qua rosso, questo qua che rimane rosso, perché è più lento a reagire, quindi se questo va rosso, questo è rosso per forza, e riaprite una posizione short. Basta. Riaprite una nuova posizione. Non è un problema. Anche il vostro broker, ovvero noi, siamo più contenti perché fate un eseguito in più. Ok? No, vabbè, ora scherzi a parte. Nel senso, l'interesse nostro è fare in modo che voi guadagnate al di là degli eseguiti che fate, così rimanete sul mercato, siete contenti, fate profitto, noi siamo contenti perché voi guadagnate, però rimanete ai nostri clienti perché farete sempre più eseguiti. Ok? Quindi noi guadagniamo dello spread. New Trader mi dice: non ho capito. Non ho capito cosa intendi, la battuta che ho fatto sul broker o il discorso del ringresso della posizione? Allora, io ti dico, guarda, magari questo grafico ora non stiamo qua a vederlo perché è un grafico orario, quindi dovremmo stare qua magari aspettare 4-5 candele, però se il gold ora che noi abbiamo chiuso la nostra posizione short in profitto riprende a scendere, magari ritrace ancora un pochino e poi scende, questo super trend che ora è verde ritornerà rosso e quindi in quel caso aprirai una posizione ribassista, è solo questo volevo dire. Ok? Matteo mi dice: non ti interessano le divergenze su MACD? La mia risposta è no, nel senso che io non sono un... Le divergenze io della verità non le guardo mai, magari sì, ogni tanto qualcuno me le fa notare, magari qualche volta le noto anch'io, però boh, a me piacciono sempre le linee orizzontali, un po' i livelli di breakout, cose magari un pochino più semplici, che spero che siano anche più efficaci. Poi vabbè, se qualcuno mi dimostra che fa bene con le divergenze, anzi, il discorso proprio che faccio sempre io non è tanto discorso di seminario, infatti, cioè questi qua sono incontri online dove parliamo di operatività, io parlo di operatività, però io sono molto più contento, anzi lo ribadisco sempre e vi incentivo sempre, a utilizzare tutti i canali possibili, il telefono, Twitter, Facebook, la mail, la lettera, i segnali di fumo, per la condivisione di idee. Io ad esempio ho creato questo blog che si chiama tfl.finanza.com dove vado a mettere il nostro materiale, quindi i vari seminari, le varie newsletter, le idee di chi, ad esempio ci sono alcuni trader indipendenti, come ad esempio questo Forex Report settimanale, secondo voi l'ho scritto io? No, è un trader indipendente che lavora con noi, fa trading con noi, David Carli, che mi ha mandato il suo report, lo reputo interessante e lo pubblico. Ok? Poi ognuno di voi è lieto è gradito se mettete un commento, che ne so, il voto semplicemente, oppure un commento, ok? Poi ho messo, cos'è, il seminario, vabbè, di questa mattina, la sessione operativa che ho fatto con Giuseppe Musciarelli, vabbè, questo l'ho fatto anch'io, però qua metto tendenzialmente, poi qua c'è il mio Twitter, io sul mio Twitter anche vi invito a condividere dei trade che fate, tante volte tante persone lo fanno, chi non ha Twitter lo può vedere direttamente qua, tanto rimane qua sul sito, quello che viene postato viene riportato qua. Ok? E questo è secondo me una maniera anche di crescere insieme, perché tanto il trading non è una scienza esatta, io ora sto parlando del super trend perché è quello che sto seguendo io, se qualcuno invece mi fa trading sulle divergenze del MACD, per fare l'esempio come abbiamo detto adesso, o con qualsiasi altra strategia, in maniera profittevole, ne parliamo e approfondiamo il discorso perché è così che deve essere, proprio un discorso di condivisione. Gian Pietro mi dice: allora impostare anche una trend line può rafforzare il rientro? La risposta è: se vuoi, sì. Io non lo faccio, io vi ripeto, io faccio la cosa più semplice del mondo. Super trend e basta. Ok? Ripeto che poi tutto quello di cui ho discusso sempre in passato, ad esempio, qualcuno mi ha detto quando ho iniziato a parlare di super trend, non segui più i fractal, perché si è preoccupato? Perché magari la strategia non pagava più. No, la risposta è: io dei fractal ne ho parlato da agosto a dicembre, ok? Adesso stavo affrontando un'altra strategia, anche perché tendenzialmente per affrontare i mercati è sempre meglio avere un bagaglio di due, quattro strategie, diciamo, ok? Claudio mi fa: tu che time frame usi? Ecco, e qua mi apri un po'. Allora, dipende anche un po' dalla strategia. Con questa del super trend, e so che a molti questa cosa piace, addirittura arrivo anche al minuto. Perché? Allora, non è una strategia veloce, perché vedete che ora avevamo il gold, sono rimasto qua. Vedete che le inversioni, anche se questa è una strategia che si può utilizzare su un grafico un minuto, le inversioni non sono così, così
frequenti, perché vedete che il super trend di più lungo periodo non è che inverte poi tante volte, ok? Questo vi dà anche un po' la tranquillità di evitare moltissimi falsi segnali, cioè di prendere troppe operazioni che vanno in stop loss. Ok? Quello che vi dicevo prima, ad esempio, andiamo ora, dato che mi hai chiesto, Freeman mi dice: sono arrivato adesso, potresti cortesemente dirmi il Parabolic SAR che gap usi? Oh mio Dio, io sul Parabolic SAR, a parte il fatto che tieni presente, io al momento nella mia partita non lo sto utilizzando, ma l'ho utilizzato per spiegare il super trend, dato che sono due cose molto simili. Comunque ho lasciato i valori standard nel super trend, nel Parabolic SAR, ok? New Trader mi dice: si potrebbe abbinare un trading system. Ma guarda, di la verità sì, ho una persona che fa trading sempre con noi, con MiCapital, che ha un trading system su questo. Mi sembra, tra l'altro, anzi sono abbastanza sicuro che usa i miei stessi parametri, 10.3 e 10.1. Tra l'altro, proprio magari domani approfondiamo la conoscenza di questo expert advisor. Poi, anzi, Lorenzo, se ci sei per caso in chat, magari scrivimi anche, così condividiamo anche, magari se hai qualche link da mostrare. Ecco, questo ve lo ricordo anche: se durante una sessione operativa come questa, quella di domani mattina alle 11, volete condividere un'operazione, tasto destro sul grafico, poi andate a cliccare su salva come immagine. Vedete, attiva grafico così com'è, cliccate su OK, vi appare questa immagine, che a me è apparsa nell'altro monitor, scusate, quindi riporto di qua, e mi mandate questo link, ok? Così io cosa faccio? Lo condivido con tutti, me lo mandate direttamente nella chat che stiamo utilizzando, ok? Come mi fate la domanda, invece di farmi la domanda, o mi fate anche la domanda o un'affermazione, mi mandate il link, ok? Fate il copia e me lo incollate nella chat che state utilizzando qua del seminario, così io poi la mostro, andiamo a commentare insieme un eseguito, un potenziale eseguito, ok? Perfetto, comunque sulla domanda molto interessante di Claudio, che time frame usi, io ho detto addirittura anche il minuto su questa strategia, soprattutto con un broker come MiCapital che dà la possibilità di fare trading con spread molto contenuti. Potete farlo, perché capite che vabbè, se c'è uno spread enorme, tanto vale che fate trading su un minuto, perché prima di guadagnare vi dovete pagare lo spread, quindi non è il caso. Pippo mi dice: il super trend con le range bar è una bomba. Sì, ma ora io con le range bar, per carità, ma con l'Echinacea anche, come ci è stato suggerito prima, io lo utilizzo ed è fantastico, è una bomba. Però io vi dico, è una bomba anche con le candele normali, ora senza andare. Io sono sempre più per le cose semplici. Comunque, ad esempio, ho ridotto il time frame a un minuto sul gold, e vedete che, tra l'altro, come avete visto tutti, il gold è in trend ribassista. La candela di oggi è rossa, 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 ma tanto rossa. Invece, vedete, super trend sul minuto ci ha pagato al rialzo. Non mi interessa niente, tanto basta che vada poi. È normale che quando c'è trend, tutte le operazioni, tutte le strategie di breakout, come il fractal di cui ho parlato da agosto a dicembre, come questa, pagano molto. Poi soffrono di più nei momenti di lateralità. Il vantaggio di sto benedetto super trend, come vi avevo già detto, è che vedete che comunque questo è rimasto long per quasi tutta la sessione, tranne questa parte qua, che effettivamente qua ha evidenziato una correttissima inversione. Quindi trovatemi dei falsi segnali qua dentro. Allora, non è infallibile, io questo lo dico sempre, per carità, è come quando vedete la pubblicità degli alcolici: bevi responsabilmente. Nel senso, usate sempre la normalissima gestione del rischio, non c'è la strategia che vi fa guadagnare 100 volte su 100, anzi, se la trovate ditemela, però non c'è, quindi inutile che perdete la vita a cercarla. È un discorso, il trading, di approcciare più strategie che magari si basano su o time frame diversi, ma soprattutto su logiche diverse. Ad esempio, questa è una strategia di breakout, ok? Ora volevo vedere anche il canale della regressione lineare, però mi sono rimesso a parlare di super trend. Il canale di regressione lineare invece è un ritorno verso la media, e quindi è una strategia che si basa sulla lateralità. Quindi già accoppiare nel proprio arsenale per affrontare i mercati una strategia di breakout e una strategia di lateralità, diciamo, che si ribasa sul ritorno verso la media, come la regressione lineare,
che abbiamo approfondito leggermente in un seminario di giovedì scorso, però vorrei riprendere, anzi volevo fare stasera, poi abbiamo iniziato a fare i super trend, è fantastico, ok? Perché l'errore comune che davvero io verifico sempre, ma addirittura anche con gestori, perché noi facciamo business anche con gestori, quindi persone che gestiscono masse monetarie anche di terzi, che sono regolamentate ovviamente, ma che ogni tanto gli parte l'embolo e fanno, cioè, la gestione del rischio se la dimenticano, ok? È come quando vai in bicicletta o in moto, poi impari, sei sempre più bravo, vai troppo forte e non è il massimo della sicurezza, anche se poi io sono il primo che predica bene e raziona male. Comunque, ad esempio, vedete, primo ingresso, long, lo stop loss si va a mettere qua sotto. È normale che, ecco il problema, parliamo di problema. Rola mi dice: scusa, non ho capito qual è il tuo frame preferito. Allora, io sto facendo osservazioni su diversi time frame, ma finora, come mi stava chiedendo in chat prima, chi è che me l'ha chiesto? Scusa, Claudio, bravo. Il minuto, addirittura il minuto, perché comunque su un minuto partono dei trend che durano, anche su altri time frame, però io sto utilizzando di più il minuto. Ok, quindi. Ecco, io vi dico anche un po' il contro di questa strategia, che però forse più è un contro mio, della mia testa. Allora, che non so se è un contro, comunque valutate voi, io vi dico qual è il problema. Il problema è che io non sono in grado di valutare il rischio rendimento quando apro l'operazione. E sapete perché? Perché non metto il take profit. Per me non è un problema, perché io poi in altre strategie vi ho anche detto mettete lo stop loss. E poi vi ho spiegato diversi metodi di uscita a seconda della strategia che vi proponevo durante i seminari. Ad esempio, sui pattern di inversione usavo l'ATR e vi ho spiegato come farlo. Quindi, sulla regressione lineare, di cui però non abbiamo parlato qualche minuto, però solo più a livello teorico che pratico giovedì scorso, lì metto il take profit, che è il livello della regressione lineare, che però qua poi dovremo approfondire in maniera più tranquilla, ma domani nella sessione di trading vediamo un po' di situazioni, poi se uso super trend, se uso la regressione lineare, quello dipende più che altro dal mercato, ecco, non dipende da me. Ok, new trader mi chiede trailing stop, perfetto, nel senso che io so che quando entro, come in questo esempio, poi vediamo tutto quello che volete, fatemi domande voi cosa volete vedere, io entro qua dove sto tirando la linea nera, ok? Perché vedete lì prima era rosso, poi è diventato verde, ora qua si vede meno, quindi cosa faccio? Blocco, torno un pochino indietro, cancelliamo la lavagna, se no non si capisce più niente, ok? E ricominciamo col disegnino, ok? Capite? Allora, qua cosa succede? Il mercato scende, scende, scende e il super trend è rosso, rosso, rosso. Poi il mercato un pochino ritraccia, lascia un po' di respiro alla manovra per evitare il falso segnale, almeno così avviene con il super trend 3.0. Poi vedete, su questa candela tocca, su questa candela dopo chiude sopra il super trend e io lo evidenzio con il magico tool, la linea orizzontale. Ecco, questo è il tool più efficiente nel trading, la linea orizzontale, ok? Almeno secondo la mia operatività e poi per carità. Metto lo stop loss qua sotto, quindi io so che rischio la distanza tra le due linee, ok? Questo è il mio rischio. Non sono però in grado di calcolare il mio rischio rendimento, perché non metto il take profit. Quindi io in questo caso non so se sto rischiando uno per rischiare di guadagnare due, non lo so. Io in questo caso so che sto rischiando quello e basta. Poi quando guadagno, guadagno, anzi spero di guadagnare, mi metto lì in ginocchio, inizio a con le mani giunte e inizio a dire vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, vai su, ok? Per me non è un problema. Perché a me del rischio rendimento tutto sommato, cioè c'è chi dice anche sui libri, c'è scritto io voglio avere un rischio rendimento di 2 a 1, quindi voglio guadagnare 2 rischiando 1 o addirittura voglio guadagnare 3 rischiando 1. A me questo interessa relativamente, nel senso che io voglio sapere quello che rischio, quindi lo stop loss lo metto e come vi ho spiegato più volte, però vado sempre a ribadire fino allo sfinimento. Abbiamo fatto creare anche un tool apposito per la MetaTrader che fa questo lavoro molto semplice ma altrettanto fondamentale
che ti dice, ok, se tu entri qua, ora ho zoomato un pochino troppo per andare a recuperare la linea, quindi rizoomiamo ancora, ora fate caso alla linea rossa, la sposto, lui mi dice, se tu vuoi mettere il tuo stop loss qua sotto, e io vi ricordo che siamo entrati, quello è l'allarme con un'altra strategia che però non sto seguendo ora, ok? Quindi se io voglio entrare dove ho tirato la linea nera e poi metto lo stop loss qua dove ho messo la linea rossa, lui mi dice con quanti lotti entrare, perché io ho istruito il programma, cioè io non l'ho fatto il programma, l'ha fatto tradingcode.it, Danilo di Trading Code, su gentile concessione, e gli dico, io guarda, negli indicatori, poi vi ho spiegato, ho fatto un seminario anche su questo, facilissimo, questo è fantastico per la sua semplicità, perché tu la prima cosa decidi? Quanto vuoi rischiare in percentuale tuo portafoglio? Quindi se io ho 100 sul conto, qua voglio rischiare 3. Se io voglio rischiare 10, qua scrivo 10, ognuno ha il suo, ok? Non rischiate il 100% per ogni operazione, rischiate una cosa... Ad esempio Giuseppe Mucciarelli, con cui faccio anche le sessioni di trading temporale stamattina, eccetera, eccetera, lui addirittura dice 1. Io addirittura mettevo di più, adesso anch'io sto mettendo 3, mi sono un po' più riadeguato, ok? Quindi mettete un valore che sia 2. Sui libri tendenzialmente c'è scritto 2, poi non devo ancora capire chi ha deciso che è giusto rischiare il 2% per operazione, però su tutti i libri c'è scritto 2%. Vabbè, si vede che uno una volta l'ha scritto, poi tutti l'hanno copiato. Comunque, vabbè, mettete il valore che volete voi, perché tanto il grado di rischio dipende da ognuno di noi, dipende da quanti soldi abbiamo, quanto vogliamo rischiare, da quanto ci batte il cuore, eccetera, eccetera. Quindi non c'è un valore migliore dell'altro, mettete il valore che volete voi, che sia un valore non troppo alto, cioè non salite sopra il 10%, ok? Bene, New Trader mi dice io rischio 2, ok. Poi, quello che vi fa anche, vi permetterebbe anche il tool, anzi, finiamo questo discorso perché poi apro troppe parentesi, quindi livello d'ingresso, poi piazzo il mio stop loss, ok, e lui mi dice, caro amico trader, se tu vuoi rischiare con il tuo capitale il 3%, devi entrare su questo strumento finanziario e lui ti conosce anche la valuta base del tuo conto, lui pesca la valuta base del tuo conto, dice ok, la valuta base del tuo conto è euro, il gold vale questo punto, bla bla bla, tu vuoi rischiare il 3% e ti dice entra con 2.31 lotti, ok, perché il prezzo del gold è bla bla bla, bla, bla. Lui ti fa il calcolo subito, è normale che è stato istruito apposta, ok? Perché noi, invece di fare tutti questi calcoli ogni volta, e dato che già noi, diciamo trader, o presunti tali, abbiamo già la testa impegnata, ok, io voglio comprare, voglio vendere, voglio fare questo, voglio fare quello, già abbiamo i nostri mal di testa quando facciamo trading, magari, evitiamoci questo mal di testa, ma vi assicuro che questa cosa la dovete usare, perché ogni giorno, guardate, non c'è giorno che passa che non sento una persona che dice ma se avessi usato una cosa simile, che poi a me, io ripeto sempre questo, che sia questo tool, un altro tool, che sia l'ABA con la calcolatrice, il file Excel che voi avete, che vi siete creati voi, a me interessa poco, basta che utilizzate un metodo per gestire il rischio, perché non c'è giorno che passa che io sento una persona che ha 500 euro sul conto, o 1000, ed entra con 10 lotti, o 3 lotti, nel senso, capite che se entrate con 1 milione, quando avete 500 euro sul conto, state rischiando troppo, non è più trading, si chiama scommessa sportiva quella, ok? Si chiama il Milan vince, il Milan perde, ok? Chi vince l'Open di Australia, vince Federer, ok? Questo è trading. Trading a livello professionale è, come tutte le attività d'impresa, la gestione del rischio, ok? Quando voi avete un'azienda, avete un negozio, dovete fare un investimento, non è che ci buttate tutto sopra, tutti i soldi che avete di una vita, ci ragionate e ci mettete una parte di quello che avete. Stessa cosa, il trading è questo, basta, punto. Il tool in più vi dice, per gli amanti anche del take profit, che per carità non è sbagliato usare take profit, sono io che forse ho un po' di problemi, soprattutto sulle strategie di breakout, perché per me il trend quando parte, parte, cioè se io lo devo seguire non devo mettere un limite al profitto, lo uso nelle strategie invece
di lateralità, diciamo, come la regressione lineare, poi l'approfondiamo magari già domani mattina. Nelle strategie di breakout non voglio mettere take profit perché se c'è il breakout e il trend parte, parte. Cioè, tanto alla fine le operazioni che ti fanno guadagnare, poi cioè, sono quelle nel caso di breakout quando il trend parte va. È normale che devi sempre avere il problema di quando chiudere la posizione, perché prima o poi la posizione devi chiudere. Va a finire che magari sei in guadagno, va in perdita e poi ti spari in testa. Ok? Quindi io chiudo la posizione semplicemente quando c'è l'inversione del super trend veloce, con il vantaggio però, guardate adesso che bello short che c'è sul minuto, cioè c'è già da un po', guardate come sta andando giù. Poi arriviamo anche fin là, tanto. Fabio mi dice, ma ai clienti di Micapital regalati i biglietti per Wimbledon? Ma guarda Fabio, se fai un po' di turnover senza problemi, non è assolutamente un problema. Ok. New Trader mi dice, sono d'accordo soprattutto nelle strategie di long term. Marco mi dice, prova a mettere Fibonacci fra livello di ingresso e stop loss come una strategia fractal. Può essere uno spunto interessante, però a dirti la verità Marco, la cosa nasce un po' al contrario. Questa cosa del super trend nasce proprio da sempre quel discorso del fractal e invece di usare Fibonacci ho iniziato a seguire il trend con il Parabolic Saro Super Trend, ho provato prima uno poi l'altro, con risultati abbastanza indifferenti, nel senso che il Super Trend lo preferisco per un'impostazione forse anche grafica, tanto poi nella pratica cambia anche relativamente. Perché questa strategia, se voi la volete fare con due Parabolic SAR, uno più veloce e uno più lento, tendenzialmente è la stessa cosa, solo che invece delle linee orizzontali che cambiano colore, avete pallini che vanno sopra e sotto, che magari vi crea un po' più confusione, perché da una parte avete il pallino sopra, dall'altra il pallino sotto. Prima mi dice, non ricordo come si applica il training stop, grazie, però vabbè, comunque eravamo arrivati qua e quindi ti ringrazio della domanda. Quello che tu devi fare prima, semplicemente, è prendere il tuo take profit e poi lo sposti sempre sui livelli del super trend, da, tac, fino a che arriva il punto che vai a chiudere la posizione anche a mercato perché ti butta fuori lui. Se invece tu di spostare lo stop loss manualmente, cosa che io preferisco, vuoi comunque mettere un trailing stop, anche perché magari non hai tempo per seguire eccetera eccetera, che è cosa lecita, lecitissima, puoi tranquillamente fare questo lavoro. Quindi ora vabbè, supponiamo di, ora siamo entrati troppo tardi, però vabbè, supponiamo di andare short, questo per far vedere l'utilizzo del perfetto, quindi ho aperto questa posizione short. Ok, quindi per mettere trailing stop, tu cosa fai? Tasto destro, trailing stop, e poi escono una serie di valori predefiniti. Qua mi escono sotto il grafico, quindi ora io, perché sapete che utilizzo una risoluzione un pochino più bassa. Quindi facciamo così, così vi faccio vedere, vedete? E siamo in una tendina, trailing stop. Quindi tasto destro su il posizionamento dell'ordine e poi mettete il valore che volete, uno di questi valori, oppure personalizza e metti il tuo valore a mano. Ok? Inserisci il training stop. La MetaTrader, vi ricordo, non manda il training stop sul server. Quindi, quando chiudete la piattaforma, finite il computer, chiudete la piattaforma, il training stop non sarà più il training stop, sarà uno stop fisso a quel valore lì del momento. Quindi train stop, se lo volete lasciare, dovete lasciare la piattaforma accesa, in poche parole. Ok? Piccolo trucchetto. Per mettere un training stop corretto, cosa dovreste fare? Perché vedete che lì, come vi ho detto, c'è il valore in punti. Ora il train stop, supponiamo che lo voglio cancellare, clicco su cancella. Ok? Mi chiede la conferma e gli dico di sì. Perché voglio farvi vedere questo? Zoomiamo un pochino. Zoomiamo ancora un pochino. Ok? Allora, se io voglio mettere il train stop, nel frattempo vedete sta invertendo il super trend, comunque se io voglio mettere il train stop su questo valore del super trend, calcolo non a mano ma con il crosshair, questa iconcina, la seconda in alto a sinistra, tra punto d'ingresso, vedete, tengo cliccato e vado dove c'è il super trend. Lui mi dice 74. 74 cosa? Sono 74 espresso sempre in punti, quindi vedete qua. Praticamente è 74 centesimi, perché vedete che nel gold il minimo, diciamo, è il centesimo, ok? Però il crosshair in maniera molto comoda ve lo dà sempre in punti.
in unità minima di quel prezzo lì. Ad esempio, sull'euro dollaro, qui ci sono 5 cifre che noi esponiamo, ve lo dà nei termini della quinta cifra. Quindi, banalmente, quando mettete training stop, andate a mettere lo stesso valore che vedete nel crosshair. Quindi, ripeto, cliccate sul livello d'ingresso, la linea tratteggiata per capirci, andate sul super trend e vedete il secondo valore, perché il primo è la barra, il terzo è il prezzo. Il secondo valore vi dice la distanza in punti da il punto che sto indicando con il cursore e l'altro punto che sto indicando con il cursore. Quindi dovete cliccare sul cursore, andare a cliccare sul livello d'ingresso, tenere cliccato e andare sul livello del super trend e vedete, vi dice 72 punti, ok? Chiaro? Questo è uno spunto importante di Freeman che ho preso perché è un trucchetto, secondo me, da utilizzare. È normale che poi quando è un valore 72, quando lo andate a inserire nel trailing stop, cliccate su personalizza e arrotondate, mettete, io arrotondo sempre, tac, quindi metto 75 e gli dico ok. Ok? Perfetto. Questo è un eseguito giusto per farlo perché l'eseguito corretto con il super trend, indovina, 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 è qua, 1241 short, il trailing stop in quel momento era 67 punti. Poi cosa è successo? Il training stop inizialmente seguitelo con quello più lento, ok? Quando andate a fare risk, volendo, potete seguirlo con quello più veloce. Comunque, cosa dovete fare al di là di come seguite il training stop? Quando c'è l'inversione, quindi su questa candela, vedete questa candela è la prima che chiude sopra. Allora lì chiudete la posizione, anche se poi la candela che sta facendo invertire il super trend è questa. Io dipende, però preferisco tendenzialmente aspettare proprio la conferma. Ok? In questo caso uno spunto di, ovviamente un grafico un minuto, quindi per carità, però sono 68 centesimi su un grafico un minuto. Ok? È normale che la bontà di un'operatività così veloce sul time frame un minuto è preferibile, sicuramente con un broker come mi capita che vi offre spread ridotti o commissioni molto competitive. Gli spread su valute, perché non c'è commissione sulle valute, sul gold, sul silver, ok? Gli strumenti più liquidi, ovviamente, come l'euro-dollaro, come il DAX, come il dollaro-yen, come il dollaro australiano, sono preferibili in questo caso, perché comunque avete un impatto di spread sicuramente inferiore. Ecco, ad esempio, il più liquido, ovviamente, la valuta più liquida del mondo è indubbiamente l'euro-dollaro. L'euro-dollaro. Abbiamo spread molto bassi, a partire da 0,7. Andiamo direttamente sul mercato interbancario, quindi comunque sono strumenti preferibili su time frame così corti. Il DAX oggi ha dato una soddisfazione enorme. Ok, lo andiamo a vedere velocemente. Il DAX è uno strumento che, come sapete, è molto in trend, è abbastanza volatile, per carità, può essere utilizzato con strategie di breakout. Guardate. Come anche zoomando, così si vede anche un pochino meglio. Ora togliamo l'indicatore del risk management, così eliminiamo un po' di righe dal grafico. Mi piace il grafico bello pulito. Vedete quando c'è di fatto la variazione di colore? Questo è un bel trend che è partito sul DAX, ribassista. Vedete che le variazioni di colore del super trend più lungo, quindi quello più lungo, ecco, quello che sta più lontano dal prezzo, non sono così frequenti. Ora, per evitare ulteriore confusione, cancello quello più corto, poi lo ripristiniamo. Ok, per cancellarlo, ora stavo verificando un'altra cosa. Comunque per cancellarlo, clicchi, cancella. Vedete che le variazioni di colore del super trend più lungo, che è quello poi più importante davvero, cioè è fondamentale, è quello che mi dà il segnale d'ingresso, ok, non sono così frequenti. Questo è un grafico un minuto, questo è un grafico un minuto. Andiamo su altri grafici, andiamo su 5 minuti. Vedete? Qualsiasi time frame. Andiamo a ingrandire il periodo, vedete? Guardate qua su 15 minuti. Su 15 minuti qua è partito un trend impressionante. Questo, inversione, 9.454, dovrei zoomare un pochino di più per essere preciso, però siamo in quest'area. Siamo arrivati fino a 9.766, 310 ticks, 314 ticks sul DAX. Ok? Ora,
rimaniamo su questo. Andiamo a ripescare l'indicatore, super trend, e voglio mettere super trend più veloce. Rimaniamo sempre con in mente col movimento, intanto rimango lì. Mettiamo il super trend 1, quindi l'altro più veloce. E vediamo che addirittura in questo trend era così forte questo trend che il super trend A1, velocissimo, non ha mai dato un motivo di uscita. Ora, supponiamo che invece dava un motivo di uscita. Sicuramente ridà un motivo di entrata long, quindi ti fa in modo che non ti perdi mai una porzione lunghissima di trend. Con le strategie di breakout, qualsiasi strategia di breakout, anche quella dei fractal di cui vi ho parlato da agosto a dicembre, nelle strategie di breakout sono poi questi trend quelli che fanno guadagnare. È normale che magari in alcune fasi prendi qualche stop, eccetera. Poi arriva un trend che ti fa pagare. Ad esempio, settimana prossima ci sarà l'adozione di Bernanke. Stanotte ci sarà la decisione sui tassi in Giappone, che ovviamente rimarranno lo 0,10, però parlerà il presidente della banca centrale giapponese, della BOJ. Tendenzialmente, quando parla il presidente delle banche centrali, che ormai sono i più grandi market mover, c'è sempre volatilità. Se uno, non dico di fare trading sul Nikkei, per carità, alle 3, però andiamo a vedere anche la notizia esattamente a che ora è. La notizia è alle ore, questo è l'orario GMT, quindi qua di Londra, quindi c'è indice prezzi di consumo, alle 4 italiane, ok? Alle 3 GMT, quindi alle 4 italiane, e poi c'è immediatamente la conferenza stampa. Non state in piedi per fare trading, per testare super trend, ci mancherebbe, però quello che vi voglio dire è che quando ci sono questi eventi, tendenzialmente c'è una buona volatilità, ok? Poi ora si parla che anche Ben Bernanke dovrebbe tagliare nuovamente la Fed, ecco, la Yellen dovrebbe tagliare nuovamente l'immissione di liquidità che è da 85 miliardi al mese, è passata a 75 miliardi al mese. Però vabbè, questo mi interessa poco. Un discorso della macroeconomia e un discorso del trading, ok? Poi, come dicevamo che nell'appuntamento di questa mattina, io posso avere un'idea di base macro se la mia indicazione tecnica, ok, ad esempio io dico la sterlina secondo me si apprezza, se vedo un segnale long su sterlina yen, entro long, ok? Quindi ho la conformità dei due pensieri, tecnico e macroeconomico. Chi è che mi diceva prima, inizio seminario, giustamente, quel eseguito? Chi è che mi diceva pauroso? New trader mi diceva pauroso. Poi mi ha detto anche Audi è importante, sì, nelle valute, oh, sì, è una delle valute più volatili, fantastica. Vogliamo parlare della lira turca? La valuta più volatile del 2013 e che ovviamente per motivi geopolitici lo sarà anche per i prossimi mesi. Vogliamo parlare dell'oro o dell'argento in lira turca? Boh, facciamolo a caso, uno strumento a caso, proprio senza paura. Nosotros, ¿cuál es la estrategia más básica de análisis técnico cuando vemos que un precio que aguante y resiste de repente Questo è un salga? grafico di uno strumento che abbiamo preso un po' a caso. Questo è l'argento quotato in lire turche, che più o meno, a vedere chi lo trada, però non mi interessa dello strumento, mi interessa dello spunto tecnico del super trend, trend ribassista, trend rialzista da qualche candela. 41,82, stop abbastanza largo, tranquillo, va su, sembra comunque ancora andare su, tranquillo. Però vedete, falsi segnali? Boh, dove sono i falsi segnali? Si va abbastanza tranquillo, vedete, trend rialzista evidenziato prima, pauroso come diceva prima, trend ribassista successivo, ecco questo non è stato un grandissimo trend, perché vedete c'è stato il ribasso, però all'ingresso è avvenuto questo momento, l'uscita questa, quindi qua non si è fatto, cioè, si è fatto davvero pochissimo, però vabbè, fa niente, l'importante è che se si guadagnicchia va bene, ecco, l'importante è non perdere, cioè l'importante non è non perdere, perché nei trading si perde, l'eseguito chiuso in perdita c'è sempre, non concentratevi sul singolo eseguito o una serie di 4-5 eseguiti chiusi in perdita, non frega niente a nessuno, l'importante è che se chiudete in perdita un'operazione con il 2% del vostro capitale, poi magari beccate un momento di sfortuna che ne chiudete 4-5 di fila, fa parte dell'attività. L'importante è che non vi mettete a fare la martingala. Ho perso 2, ora voglio guadagnare 4, quindi entro col doppio. Questa cosa anche classico. Classico. Allora, la lira turca come si può tradare? È normale che lo strumento più diffuso contro lira turca, ora io ho preso il silver quotato in lira turca, però lo strumento più diffuso è USD Trai, quindi dollaro contro lira turca, USD Trai, questo qua. Questo è il super trend con la lira turca. Allora, il discorso geopolitico, Erdogan, eccetera, io
i problemi che ci sono, corruzione, governo, bla bla bla, sono iniziati il 17 dicembre. Qua anche per unire un po' la macroeconomia, i fattori geopolitici e l'analisi tecnica. Il super trend, per carità, non so quanto interesse possa avere nel discorso geopolitico, il super trend si limita a dirti sta andando su. Guarda, 2.05 c'è stato l'incrocio dei due super trend, che a dire la verità quello verde è long da prima, però da 2.01. Siamo a 2.25. Quante volte il super trend ha cambiato colore? Zero quello di lungo periodo, più volte quello di corto periodo. Per quello vi dico di gestire la posizione, l'ingresso con quello di più lungo periodo. Però vedete che quando, questo è fantastico, quando quello di più lungo periodo ha chiuso sotto, cioè il prezzo ha chiuso sotto il super trend che è diventato rosso, qua chiudeva in una posizione long con questo piccolo profitto. Ok, il mercato ritraccia, vabbè, sto fuori. Qua mi dà un segnale long a 2.02. Vedete, tra l'altro un segnale long a 2.02 quando mi ha buttato fuori a 2.03, quindi sto comprando un prezzo inferiore. Il trend riparte, questo è quello che dicevo prima. Voi siete sicuri che rientrate sempre nella posizione. Quindi utilizzare lo super trend più veloce serve solo a uscire dalla posizione per evitare quei problemi di guadagnare e poi chiudere un'operazione a zero con un piccolo profitto addirittura in perdita, che è psicologicamente distruttivo. Qua vi ributta fuori, però vi ributta poi dentro, a 2.05.51. Da 2.05.51 vi ributta fuori qua, c'è un ritracciamento, ma vi ributta dentro a 2.17, quindi vedete che comunque siete sempre nel trend. Nei momenti di incertezza uscite. Ok, questo è perché si parlava di lira turca e New Trader mi chiedeva, si può usare come trading stop? Sì, no, chiaro. No, il super trend è di fatto trading stop. Basta, chiudiamo qua. Domani alle 11 ancora più operativi, però diciamo che siamo sempre abbastanza operativi. Anzi, andiamo a vedere su... Andiamo a vedere sui mercati americani se c'è qualche spunto. Prima c'è stato un bello short sul Nasdaq. Ora sul Nasdaq, grafico un minuto, è ripartito long. Vedete, qua buttati fuori, qua ci si ributta long. Però tendenzialmente il Nasdaq è long da 3.590. Qua c'è stata un'interruzione e ora si rientra long. Ok? Bene. Si può anche aprire un'operazione in hedging, mi chiede New Trader, la risposta è sì, soprattutto io per lo spread trading almeno, poi l'hedging c'è chi lo fa sulle valute, io lo sto seguendo più che altro sul Brent, ognuno ha la sua preferenza, per carità. Il Brent, ad esempio, vedo, sai che ci sono, questo lo dico giusto perché mi è stata fatta la domanda, però non vorrei complicare troppo. Comunque vabbè, questo è un bel trend short, vabbè, comunque rimaniamo qua. Ora vedete c'è stato... VTI, incrocio short di entrambi, questo sul grafico un minuto, il Brent, c'è stato un incrocio short anche qua, perfetto, quindi bisogna shortare, basta. Se invece supponiamo che uno mi dà un incrocio ribassista e l'altro no, io apro un'operazione short con quello che mi dà l'incrocio ribassista e long dell'altro, che è ovviamente correlato, ma lo uso solo come hedging. C'è invece chi fa hedging sulle valute, cioè ci sono molti modi di fare trading. Ora, io questo l'ho detto solo perché me l'ha chiesto New Trader, non vorrei complicare la cosa, però fate tranquillamente operatività semplice con il super trend, grafico pulito, un indicatore sopra, poi chi vuole unire più strategie, le divergenze, il fractal, perché poi tra l'altro il super trend l'ho introdotto per il fractal, poi... Però comunque mi raccomando, per iniziare a fare trading, strategia semplice e lineare, non c'è nessun tipo di problema. Domani alle ore 11, prossima sessione di trading operativa in tempo reale, che facciamo proprio esclusivamente sul super trend, poi magari vediamo anche qualche spunto se volete con la regressione lineare, però preferirei più che altro introdurla con un pochino più di tempo in un seminario diciamo più teorico. Io vi ringrazio dell'attenzione. Aprite un conto in alto a destra, mi raccomando, quello che voglio fare è creare la grande famiglia del trading dove ci sia uno scambio di informazioni perpetuo e costante, un po' come il Forex che è aperto 24 ore al giorno, quindi seguitemi, chi mi ama mi segue, si dice. Io vi ricordo che ovviamente tutte, ma proprio tutte le informazioni che forniamo durante il nostro percorso formativo, seminari operativi, sessioni di trading in tempo reale, eccetera, sono sempre finalizzate
a fornire informazioni di carattere generale e non avevamo mai come scopo quello di prestare consigli operativi di acquisto o vendita riguardo a uno o più determinati strumenti finanziari. Io vi ringrazio dell'attenzione, ci sentiamo domani mattina alle ore 11, se vi iscrivete dal sito ricevete immediatamente il link, quindi andate sul nostro sito dove si parla di educazione, quindi formazione, seminari online, e andate a compilare, sessione di training con indicatore Supertrend domani alle ore 11, ok? Per chi invece ancora non l'avesse fatto, bisogna compilare form per attivazione conto, così avete accesso alla nostra piattaforma, fate training con MyCapital, beneficiate tra le migliori condizioni di trading, eccetera. NewTrader mi dice interessante domani, io ti ringrazio anche per la partecipazione, per le domande, per gli spunti operativi, ringrazio proprio tutti. Vi ringrazio dell'attenzione, Bruno mi dice sei sempre il numero uno, no, non mi dire così che divento rosso come le candele ribassiste o come questo colore. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona serata e buon trading, ciao ciao. NewTrader mi chiede avete i microlotti? Sì, infatti fate trading con poco piuttosto che fare trading in demo o con altre piattaforme. Grazie, buona serata, buon trading, ciao ciao.